Hello and welcome back. I'm very happy to be back and it's great to be with you today. My name is Joseph. Io sono Joseph. Sono di Giunti Scuola, Giunti ELT. I work for Giunti ELT. E oggi vediamo un po' sul libro Circle Time. Come faccio io normalmente all'inizio di ogni anno, cerco di darvi tutti gli spunti necessari per utilizzare il libro digitale, trovare il digitale, l'audio, video e tutto il corredo che circonda il libro di testo. Ok, quindi qui oggi parliamo di Circle Time, che sta molto a cuore, è un libro bellissimo, fantastico, con delle immagini stupende e poi una storia meravigliosa, piena di magia e fantasia. Prima di tutto, my contact information, my name is Joseph Mayo, qui c'è il mio Facebook, Joseph ELT-Italy. Se non ci seguite su Facebook, pubblichiamo spesso contenuti extra su Facebook dai nostri formatori, i nostri teacher trainers e i nostri autori e autrici mettono a disposizione del materiale in più su Facebook. Quindi è sulla pagina di I Like English, Giunti ELT, è la nostra prima pagina che abbiamo fatto su Facebook, quindi restiamo su quella. La novità quest'anno, attenzione, attenzione, get ready, la novità per quest'anno sarà il nostro canale Instagram, che andiamo a riempire con tantissimi contenuti divertenti per l'insegnamento della lingua inglese. Quindi andate a seguire il nostro canale Instagram, Giunti ELT. Se volete trovare webinar passati o altri video, tipo l'anno scorso ho fatto dello storytelling in streaming, anche con i bambini in classe, potete andare a recuperare sul canale Giunti Scuola su YouTube, quindi ho messo anche il link a quello. Importante è la mia mail, che è giunti.it, quindi se avete domande di qualsiasi genere vi posso aiutare, vi posso indirizzare a chi sa meglio di me. Magari in un caso digitale ho messo anche Giunti Scuola Digitale, giunti.it, quindi effettivamente se avete problemi di download o altro possono aiutare anche loro. Se state cercando materiale potete scrivere tranquillamente a me, giunti.it, e vi rispondo. So, this is very important, all of my contact information. E parliamo un attimo del corso, dei suoi componenti. So, it's a course in 5 years, right? Prima, seconda, terza, quarta, quinta. A differenza magari ad I Like English, che abbiamo fatto in passato, o in English Gold, con Circle Time, Student Book Workbook e anche Project Fun, che è tipo l'Activity Book, Craft Book, è tutto insieme, quindi gli studenti lo trovano tutto in un unico volume. This year, in fourth year, una mini novità in quarta è che i ragazzi e le ragazze avranno la grammatica. Le soluzioni lo troverete voi docenti nella parte del docente nel nostro ebook Easy, che è il libro digitale. Poi per la dotazione docente c'è sempre una guida ogni anno al testo, avete le vostre classe audio CD, l'MP3, le vostre flashcard, sia 1, 2, 3, poi anche in quarta e quinta ci sono delle flashcard, ma sono un po' diverse, non è solo lessico, ma ci sono anche delle strutture e dei giochi. Altra novità quest'anno è la guida per la valutazione, quindi diciamo che Circle Time è nato già quando c'erano in atto i cambiamenti per la valutazione, quindi già come corso era già partito con un buon apparato per la valutazione. In più abbiamo aggiunto questo strumento dove il docente o la docente ha a disposizione tantissimi test, non sono test, ma
schede in più per la valutazione. We also have our citizenship posters, quindi con delle attività collegate alla cittadinanza, le schede stampabili lo potete trovare anche questo nel D-Book Easy, dopo lo guardiamo insieme. Anche in prima, seconda e terza c'è anche il Classroom Active Book, il librone che apre, e potete fare anche attività di storytelling anche con questo libro. Quindi questo è il tutto per quanto riguarda la dotazione del corso per il docente. E poi c'è anche le guide di valutazione, quindi è una guida che offre su tutte le skill, le capacità, 4 opportunità durante l'anno per fare una valutazione con poi la sua griglia e traduzione. Come vi dicevo, novità quest'anno è una prima grammatica. Per me questo libro, che parte in quarta, ma sarà secondo me molto utile per i bambini, soprattutto mentre vanno verso la scuola media. Quindi magari non è uno strumento che si usa da subito, ma man mano che si va avanti per lo studio della grammatica, lo trovo uno strumento molto, molto utile, molto valido per i ragazzi. Altra cosa molto importante quest'anno è, con tutto il materiale che abbiamo pubblicato negli ultimi anni, da Covid in poi, da 2020, ma anche prima avevo iniziato a filmare didattica live, quindi con tantissime idee per la classe, per la didattica a distanza, ma anche in aula, corredate anche di schede. Facciamo una cartella unica sul nostro sito, quindi troverete tutte queste risorse extra aggiunte al T in un'unica cartella libera sul nostro sito, dove potete andare a cercare per argomento, lessico, strutture, grammatica, festività e così via, tutte le cose che abbiamo prodotto in passato, ed è davvero ci sono tantissime idee, lezioni, qui vedete le varie didattica live che ho fatto con spunti diversi, e poi anche con tante schede didattiche diverse, soprattutto per arricchire, diciamo, la parte di culture, festivities and things like that. So we offer lots of games and ideas for holidays. Ok, quindi parliamo al nostro corso, al digitale, e come potete far accedere al digitale sia ai bambini e alle famiglie a casa, sia per voi docenti. Quindi, diciamo, principalmente ci sono 3 modi per accedere al digitale. Nell'indice di ogni libro c'è il QR code, quindi si può leggere con un telefonino, un dispositivo, un iPad o quello che è. Il digitale, il multimediale, per quelle unità, quindi se mi interessa vedere unità 2 della classe prima di Circle Time, col telefonino riprendo il QR code e ho accesso a tutto il digitale di quelle unità. Quindi tutto digitale vuol dire tutto digitale, quindi audio in MP3, video, esercizi interattivi, tutto dal telefonino, e questo è libero, quindi non ci sono registrazioni da far fare alle famiglie, ok? In più, volendo, uno può collegarsi con PC al nostro sito dbookeasy.giuntiscuole.it, e anche questo, per quanto riguarda lo student book, quindi per tutti gli studenti, è libero. Quindi anche per l'uso in classe, per la LIM, per dire, se volete solo far vedere un video velocemente, volete far ascoltare una canzone, non c'è nemmeno bisogno di accedere con l'account, diciamo, docente. Lo si può sempre fare, voi avete una serie di materiali ovviamente in più, però se si tratta dello student book, che far ascoltare un audio o un video, si può anche farlo da lì senza registrazione. Okay. Poi ovviamente c'è la procedura
di registrazione e account docente che si fa partendo dal sito di Giunti Scuola, e quindi è quello che andremo a vedere oggi. Quindi se l'avete già fatto e siete già pratici della parte, diciamo, di registrazione e utilizzo, magari puoi saltare questa prossima parte che sto per fare. Così. No. Ok, quindi la registrazione nuovo utente si parte sempre dal sito di giuntiscuola.it, e in alto a destra troverete accedi e registrati. Ok, se hai già fatto in precedenza, basta inserire la mail e la password. Invece, se è la tua prima volta sul sito di Giunti, devi cliccare, se non sei registrato, clicca qui e fai la registrazione. È molto importante, quando uno fa la registrazione, di cercare di compilare con tutti i dati, soprattutto quando si inizia a fare la parte del docente. Perché? Perché il nostro sistema va a matchare i dati AIE sull'adozione del libro. Quindi, dal momento in cui il docente inserisce il ruolo docente e poi va a compilare, diciamo, l'anagrafica della scuola, quindi bisogna anche specificare luogo e nome della scuola, va a controllare, diciamo, il database delle adozioni, e quindi se dice: ok, questo docente ha già questa scuola ha un'adozione Secondtime, per questo docente che si è dichiarato docente, io vado a mettere a disposizione il libro in adozione dai dati di AIE. Si va a si manda un check al nostro agente locale, loro dicono sì, è un docente, va bene, loro possono usare il materiale, e da quel punto voi troverete il materiale già libero nella vostra area personale. Quindi è molto molto importante compilare correttamente il nome della scuola, il codice meccanografico e tutto il resto. Perché se i dati della scuola non sono corretti, poi non si trova e poi il libro non viene attivato da subito. Ok? Se per caso insegni in più classi, potete aggiungere, in altre scuole, per esempio, potete aggiungere una scuola, okay? O più scuole. Se invece uno è già registrato, al primo accesso dovrebbe chiedere: hai cambiato scuola? C'è qualcosa da aggiornare? E così via, vengono riallineati le librerie con i profili. Se c'è da aggiungere un libro o meno, o così via. Quindi, una volta fatta la registrazione, in alto a destra si trova: vai al tuo profilo. Quindi da qui si accede alla libreria personale, no? I miei libri. Si può anche andare nel profilo, cambiare nome, password e tutto il resto. Però la parte che interessa a noi è la mia libreria, i miei libri. Siccome io questi libri, per dire, sono in adozione, io li trovo già nella mia area personale. Se non è così, c'è comunque modo di chiedere l'attivazione, perché magari c'è qualcosa che non va con i dati della scuola, perché i dati sono dati, però non sono infallibili al 100%, c'è sempre qualche errore. Ecco, come vi dicevo, se non trovate subito il vostro libro, potete chiedere: no, io ho un altro libro, chiedo di sbloccare diversi contenuti digitali. Quindi poi lì apre la lista, uno clicca su attiva al libro che interessa, e poi la richiesta va all'agente di Giunti della vostra zona. Io ho chiesto e poi adesso vedo che il mio contenuto è attivo. Quindi la parte che ci interessa è utilizzare il libro digitale, che noi chiamiamo D-Book Easy. Ci sono due modi. Lo
lo puoi sfruttare online, ok? Oppure lo potete anche sfruttare offline, scaricando però almeno una volta i contenuti. Sul sito di Bookeasy, che poi dopo vi faccio vedere anche dal vivo, è molto intuitivo. Quindi da qui, se io clicco sfoglia online e passo dal sito di Giunti Scuola al sito di Bookeasy, è un passaggio automatico, io mi trovo già logato come docente all'interno del mio di Bookeasy. Come faccio a sapere che io sono logato come docente? Perché vedo qua sotto la dotazione docente sbloccato, non in grigio, altrimenti gli studenti che arrivano qui su questa pagina senza account, senza niente, lo vedono tutto grigiato, non possono accedere a questa parte qui. Invece io ho tutto a tutto colore, quindi so che la parte del docente è attivo e so che sono logato. Un ulteriore check sarebbe di cliccare in alto a destra quel piccolo disegno di un uomo e vedo che io sono logato, quindi benvenuto Joseph Maion con il mio indirizzo mail e tutto il resto. Invece, come vi dicevo, se uno arriva qui e ha un account studente o è un genitore e non un docente, lo vedono così con i lucchetti e non possono accedere al digitale. Però la parte sopra dello studente, come vi dicevo, è sempre aperto a tutti e fruibile da tutti. Se per caso voi trovate la pagina così, allora dovete cliccare in alto a destra su quel logo del piccolo ometto e dovete accedere come al sito di Giunti. Ok, quindi prendiamo un attimo a fare un'esplorazione un po' del sito di Bookeasy per farvi capire come funziona un po' tutto. In alto potete sempre scegliere la classe, quindi anche se state insegnando in classe prima, potete comunque vedere gli altri anni o se avete vari anni lo troverete sempre tutto qua. Quindi per esempio qui sono sulla classe quarta. Vedo tutto il materiale dei volumi di classe quarta e vedo anche sotto la parte del docente. Quindi, per esempio, se io clicco sulla parte del docente, vado dentro e vedo le cose specifiche per il docente. Quindi l'audio che trovate qui non è l'audio del corso, che quello lo trovi sul Student Book Digitale. L'audio che trovate qui è l'audio dei test, okay? Quindi dei unit test del libro. Invece se clicchiamo per dire sul PDF, troveremo anche tutte le altre cose in più che abbiamo messo a disposizione, anche addirittura tipo le flashcard stampabili, oppure le soluzioni al libro di grammatica, e poi anche tutti gli altri materiali extra del libro. Vi faccio vedere un attimo anche dal vivo, così vi rendete anche conto di tutto. Quindi qui sono proprio dentro il sito, qui sono ad una specie di menu, quindi devo entrare nel libro di CircleTime. Qui vedete il libro studente, sotto c'è la parte del docente. Posso scegliere la classe, quindi posso cambiare la classe. Ok. Quindi se vado dentro il libro di classe prima, è molto facile, molto intuitivo, si può cambiare singola pagina, doppia pagina. Se hai già in mente il numero della pagina, si può andare anche a scriverlo qui e arrivo direttamente alla pagina che ho cercato. Vedete sempre i file multimediali già in pagina, okay? Quindi c'è l'audio, c'è l'esercizio interattivo, quindi se clicco. Revision 1-2, page 28. Exercise 2. Sento subito l'audio.
Abbiamo aggiunto una funzionalità nuova quest'anno, quindi dal file audio lo potete anche scaricare. Quindi se io scarico l'audio, mi scarica l'MP3, quindi questo magari per voi è utile se dovete magari mettere l'audio sul registro elettronico, ma magari per qualcuno che ha perso la lezione, o volete mandare ai genitori tramite chat o altro, lo potete anche fare proprio col file fisico dell'MP3 per l'audio. Comunque potete sempre creare un link, ok? Quindi lo puoi fare per Classroom, lo puoi fare anche copiare un link normale e mandare anche su telefonino, per dire, o mettere dentro, incollare dentro un registro elettronico, cioè, quindi tutte le risorse lo potete lanciare dalla pagina. Hello, I'm Mr. Anderson. Today we... Ok, potete condividere solo la pagina, ok, sia in Classroom sia su Teams, oppure anche dal file stesso, quindi io voglio condividere solo questo video, lo faccio da qui, quindi proprio dall'esercizio stesso. Le risorse le potete lanciare dalla pagina, oppure anche aprendo qui si trovano le risorse per l'unità e per tutte le pagine dove uno sta navigando. Quindi magari senza andare a aprire il libro si può andare a trovare comunque altre canzoni di altre pagine per fare diciamo una navigazione un po' più veloce. Quindi se voglio tornare indietro a fare questa canzone lo posso anche fare. Okay. Poi ci sono vari tool che uno può anche utilizzare per evidenziare o scrivere o fare altre cose, quindi come è normale che sia con libro digitale. Adesso è anche possibile scaricare tutto l'audio dell'anno dello student book andando nella sezione risorse, quindi adesso compare un bottone scarica tutti gli audio e questo mette tutti gli MP3 del libro salvati sul PC. Questo è sempre per lo student book, invece ricordiamo che l'audio per i test sono presenti nella sezione del teacher's book. Qua sopra si può tornare indietro e si può cercare altre cose. Dalla parte del docente avete accesso al libro docente. Come vi dicevo, quest'audio qui è per il test, quindi se volete far ascoltare un test. Test. Chapter 4. Ok. In classe lo si può fare. Questo comunque è sull'audio CD del libro. Oppure potete andare a vedere anche tutto il materiale in più. Anche le guide in PDF, la programmazione, le flashcard, il poster, anche la valutazione. Okay, quindi potete anche scaricare da subito tutta la parte della valutazione, questo è quello che viene con la guida del libro. Invece la valutazione nuova è qui a fianco al testo. Okay. Queste pagine lo puoi anche sempre stampare. Okay, quindi da qui potete stampare, qui c'è l'audio già integrato per la parte di listening e così via. Quindi è molto, diciamo, facile da utilizzare di BookEasy per la parte online. Okay, quindi adesso torno dove ero prima e andiamo a vedere la parte offline. Quindi invece se io parto di nuovo dal mio profilo, dove sono i miei libri, invece di fare sulla parte sfoglia online, clicco sulla parte offline, quindi sotto.
mi viene spiegato come devo fare per scaricare il programma che fa leggere il libro sul desktop, è molto semplice, mi scarica un file di programma che installo, è un'app per desktop, no, devo cliccare OK, mi installa il programma, devo completare il setup e poi trovo l'icona sul desktop del computer. Allora, la cosa importante di sapere dell'app è come l'app di Netflix o l'app di Spotify o comunque qualsiasi app che legge contenuto. Se ti trovi in una situazione in cui il PC o il dispositivo trova rete, quindi io sono a casa e sono agganciato al wifi di casa, per la maggior parte va con la parte online, no? È come quando io ho l'app di Disney Plus con i miei figli, se sto guardando il video e mi trova il wifi, lo va con l'app e col wifi. Solo quando mi trovo in una situazione dove non c'è rete, allora lì sono offline e l'app cerca di trovare il contenuto offline. Quindi dovete ricordare sempre che il contenuto per far funzionare offline deve essere scaricato e poi sarà utilizzato laddove ti trovi in una situazione senza rete. Quindi come fai a riconoscere quando e come devi fare per scaricare il contenuto? Adesso ve lo spiego. Innanzitutto, quando vi collegate con l'app, vedrete che sembra il browser, sembra che siete online, perché effettivamente è molto uguale. Ci sono le stesse icone e l'interfaccia è uguale. Qui vedete in alto, però, che c'è la parte che con la freccia in giù dove dice di scaricare, no? Quindi io sono dentro il libro e clicco per scaricare. Mi dice che sta facendo il download, ok? Quando uno clicca sul download, per la prima volta fa il download del primo capitolo, dopodiché lo devi dire altre cose che vuoi aggiungere. Quindi cliccando di nuovo download si può fare scarica tutto, ok? Vedete qui che la prima volta mi ha scaricato il cover, l'indice e l'unità di welcome. Io posso poi andare di nuovo cliccare di scaricare tutto o decidere unità per unità cosa voglio scaricare in modalità offline. Ok, poi mi dice che lo download è in corso. Come faccio a sapere che ho scaricato effettivamente questo materiale? Lo si può fare in due modi, no? O clicco di nuovo sulla parte di scaricare, io vedo tutto grigiato, quindi è impossibile di scaricare altro perché ho già scaricato, e l'ulteriore check, diciamo, è il fatto che qui il logo sotto vedete anche tipo una specie di cestino, perché vuol dire che tu hai contenuto già scaricato e se non lo vuoi più lo devi cestinare. Invece, ma questo ci dice anche che il contenuto è già scaricato. Ok, così lo fate magari a caso sul tuo portatile o sul dispositivo, laddove magari vi trovate in aula e non avete rete, sappiate che comunque il contenuto è scaricato ed è utilizzabile. Invece, se avete un PC a scuola, almeno una volta dovete essere collegati per scaricare il contenuto. Quindi questo deve essere anche previsto, quei 2-3 minuti per scaricare il contenuto. Quindi anche se uno ha una rete che scarseggia, magari col telefonino o altro, riuscite a far scaricare tramite hotspot il contenuto sul PC di scuola. L'altro modo che vi dicevo per accedere al digitale, soprattutto utile per le famiglie, è di utilizzare il QR code dell'indice. Quindi qui sono, diciamo, nell'indice della classe quarta, se io inquadro il QR code
dell'unità mi apre una lista di tutte le cose che ci sono di quell'unità, quindi tutte le canzoni, tutte le voice over, video, esercizi interattivi, e basta da lì lanciare quello che vi interessa. Quindi potete sempre dare indicazioni alle famiglie: guardate il video, ascoltate la canzone, e i bambini possono trovare anche in questa maniera, utilizzando un telefonino o un pad, un tablet a casa, con la rete di casa, ovviamente, in questo caso. Se no, le famiglie possono sempre fare la procedura di scaricare il libro anche in modalità offline, ma prevede che poi fanno la registrazione sul sito Giunti Scuola e sì, fanno il profilo genitore-studente e seguono poi tutte le procedure per scaricare il libro anche offline. Se no, ci sono queste possibilità di utilizzare il telefonino e accedere al digitale in questo modo. In più, come vi dicevo, potete scaricare voi l'audio e mandare il file dell'audio, e quindi ci sono diversi modi per accedere al digitale in questo modo. Thank you. Lì c'è il mio indirizzo mail. Se avete delle domande, vi invito sempre a scrivermi. Write to Joseph, sono io, Joseph. giunti@giunti.it. Sono a vostra disposizione per qualsiasi cosa. Se avete problemi, mi potete contattare sul digitale, poi vi indirizzo a chi è di dovere, o se riesco a aiutare io in prima persona vi aiuto. Se state cercando qualcosa specifico su un tema, mi scrivete, faccio memoria facilmente locale se è qualcosa che ho già fatto in passato, poi vi passo il materiale, oppure lo metto in lista per una cosa da creare a breve. Thank you everybody, have a wonderful week, and I'll see you soon. Bye bye bye.